Buongiorno a tutti, ciao Francesco, ti vedo di già Ciao Elios. nell'altra metà dello schermo. Bentornati in un nuovo appuntamento, episodio, come vogliamo chiamarlo, di Biblioboom. Anche oggi parleremo di libri e di tante altre cose. Buongiorno Francesco. Ciao Elios, oggi sono veramente sereno, tranquillo perché so che la puntata ce la portiamo a casa in un batter d'occhio, perché abbiamo una nostra super ospite. Ospite, no, non voglio nemmeno definirla ospite perché fa Bravo. parte della nostra redazione, no? È nata E con noi allora alla fine. devo dire che sono, come dire, sereno, beato perché non vedo l'ora che ci racconti come sa fare solo lei questa nuova proposta di lettura. Ma Elios, come stai? Ma che fine avevi fatto? Come sono andate questo mese di gennaio freddo? Ci siamo portati a casa quasi tutto febbraio, eh. Sì, no, è andata bene. Abbiamo fatto un sacco di cose in biblioteca, ne faremo tante altre. Stiamo organizzando serate di giochi. Vedrai che poi ci sarà da divertirsi. Quella dei giochi è una cosa che, come dire, adesso sta diventando un mood, nel senso che siamo tutti attenti alle proposte che cercherà di fare la biblioteca perché ci vogliamo essere, no? Io vedo gente, sento cose e allora mi sento di fare un po' il megafono di questa cosa. Tanti stanno aspettando i giochi da tavolo, le serate che avete proposto, che abbiamo Che proposto abbiamo. qualche tempo fa. No, e in tanti si stanno iscrivendo, quindi se ancora non lo sapevate, sappiate che se andate sul Facebook della biblioteca, per esempio, trovate tutte le informazioni e vi aspettiamo. E Dopo allora, Elios, ci siamo giunti da Londra, ragazzi, dove ancora abbiamo un panino in sospeso, la nostra Antonella. Ciao ragazzi, ciao ciao, bello ritrovarvi. Ciao! Ciao Antonella, come stai? Io sto bene, benissimo, voi? Tutto bene? Vi vedo pimpanti. Sereni, devo dire, oggi in modo particolare perché diciamo è stata una giornata bella movimentata a livello di lavoro, Elios, però concludiamo in maniera, come dire, eccezionale con Biblioboom. Assolutamente, poi come dicevi te, è sempre bello avere Antonella come ospite, come amica, non lo so, poi ognuno dice un po' come Una crede, nostra collega, Biblioboom, collega, è perché è anche nata con noi praticamente, ai tempi del lockdown, quando è nata la radio, quindi. È vero, a me fa piacere tantissimo ritrovarmi con voi, anch'io vi reputo come vecchi amici o colleghi o persone con cui Colleghi, abbiamo colleghi e amici. intrapreso un viaggio. E questo di Bibliomu, siamo contenti. Io so che noi lo sappiamo, lo facciamo, lo diciamo anche ai nostri Bibliobum ascoltatori, che sei impegnatissima, la tua scuola, la tua classe, gli impegni famiglia, insomma, un po' come tutti. Però quando arriva Bibliobum, l'Anto si ferma. Sì, Per quando Elvis lei mi chiama, io subito. Londra si blocca, il Tamigi si ferma, cioè lì veramente questa mezz'oretta tutta nostra non si tocca e di questo Esatto. siamo, come dire, siamo fieri di te, Anto, rispetto a No, è questa un cosa. piacere per me. Proprio quando Sesto San Giovanni chiama Londra, Londra Londra risponde. risponde, bellissimo, bellissimo. Elios, e a proposito di questo, hai chiamato perché sai che Anto è pronta per una Assolutamente, assolutamente. lettura importantissima, seria. Sì, un po' un thriller tra una cosa seria, ma anche un thriller. Penso che sia anche il periodo dell'anno in cui tante volte ci buttiamo in questi libri. In inverno tante volte i libri sono più intensi, sono più, magari d'estate ci buttiamo in libri più leggeri, più divertenti. Ma Sì, questo diciamo che hai già iniziato, Antonella, a parlarci del libro, quindi io ti lascio assolutamente il
iniziare il consiglio alla lettura, poi come dici thriller tu, cioè già mi viene voglia di ascoltare. Basta. Facciamo una cosa nuova stasera, Anto, noi ti facciamo una domanda legata al libro e tu ci rispondi con una parola chiave. Cioè, ok. Nel senso, no, ci sono parole, cioè, tipo per esempio titolo. Fo tutto di te. No, pensavo in inglese. No, però devi dire se l'hai letto in inglese o in italiano. In italiano so tutto di te. In no, inglese, ma come l'hai letto tu? Come l'hai letto? L'ho letto in inglese. Allora inglese. Dai, il titolo in inglese? I see you. Elios, la domanda? L'altra domanda, veloce, veloce. Qui, io ti vedo perché? Ti vedo perché... è un mistero. Devo rispondere con una parola, perché poi... Sì, parola chiave. Autore... Autore Claire McIntosh. Genere? Okay. Thriller. Ah, ok. Lettura invernale, questo l'abbiamo capita. Anto, a te l'abstract abbastanza allargato. Sì, allora, allargato però non voglio dirvi tutto. È la storia comunque di una donna che ha fatto una vita abbastanza difficile, ma anche la vita magari di tante persone normali, per cui è una donna con figli, divorziata, che ha un lavoro monotono con un capo che le fa sempre pesare, sai, tante volte quando lavoriamo abbiamo anche magari, sai, il lavoro che diventa più difficile quando abbiamo dei rapporti con i capi o con altre persone che lavorano insieme a noi, quindi è una routine abbastanza importante che ha dietro di lei. E poi lavora, siccome questo libro si svolge in una metropoli a Londra, lavora con la vita di una pendolare, per cui prende treni, metropolitana, quindi il viaggio di solito che fa verso il lavoro e a casa è sempre un viaggio dove magari uno un momentino si rilassa, legge libri, legge giornali. E una sera, tornando a casa appunto dopo una giornata lavorativa abbastanza pesante, si mette a leggere un giornale. E non so voi in Italia, ma per esempio qui a Londra abbiamo molti giornali che si trovano sui treni o sulle metropolitane, sono giornali locali che sono gratuiti e tante volte li trovi sui treni, così la persona che viaggia può leggere tranquillamente. Sì, sì, assolutamente, anche qua. Anche a Milano, penso. Due capitoli. E quando sta leggendo uno di questi giornali, a un certo punto viene bloccata quando vede una foto di se stessa sul giornale, con una pubblicità, di una linea tipo un po', diciamo, una linea un po' equivoca, tipo a luci rosse. Cioè, a questo punto la foto è sulla hotline, una hotline, e si trova appunto il suo viso e questo numero di telefono. Al momento pensa di avere... cioè di essere una qualcosa di avere magari sognato, di avere frainteso quello che ha visto. Invece quando si rende conto che infatti è la sua foto e tutto, prova a chiamare quel numero, il numero non esiste, è inesistente, torna a casa ai familiari, comunica il tutto, loro la prendono sicuramente sotto gamba, le dicono guarda sarà un errore, qualcuno ti vuole fare uno scherzo. Lei vabbè si tranquillizza, ma nei giorni seguenti sullo stesso giornale trova foto di donne diverse con lo stesso numero. E cosa succede? Le donne che vengono, di cui lei trova la foto, vengono coinvolte in qualche tragico in qualche tragica fine. Quindi comincia a preoccuparsi. Poi accadono altre cose, appunto, che questa persona le manda diversi messaggi, non si fa vedere, però si fa sentire che la sta osservando, la sta seguendo, insomma, è qualcuno che le sta addosso. E quindi immaginate voi come questa donna si possa sentire, come si svolgerà nel libro. Arriverà poi un'altra donna ad aiutarla, che è una detective che ha avuto problemi in passato, eccetera, ma si sentirà, diciamo, coinvolta anche lei essendo donna,
ad aiutarla, e poi vedremo appunto quello, non vi dico come, come finisce, cosa succede, è da leggere tutto, è molto come si può dire, accattivante come libro, anche perché poi è svolto in capitoli diversi, ogni capitolo è un personaggio diverso che parla, sono tre personaggi, quindi è Zoe, la protagonista, quindi sentiamo il suo punto di vista, lei che parla, che racconta le sue paure e tutto. Poi abbiamo la persona che la sta importunando, che non si sa se è un uomo o donna, non si capisce ancora bene, quindi è da capire poi nel libro. E poi c'è la detective donna che la sta aiutando, quindi anche dalla sua, diciamo, dal suo punto di vista viene raccontato il libro. Quindi mi piace appunto anche come libro, non è il primo libro che leggo dove viene raccontato appunto da, diciamo, da persone diverse, quindi da visto, diversi punti di vista. Da diversi punti di vista, quindi è fatto anche bene, mi piace come è stato costruito appunto in questa maniera. E ve lo consiglio, a me è piaciuto tantissimo. Quindi. Abbiamo capito che i due protagonisti principali sono due donne coraggiose, Antonella. Sì, esattamente. Quindi la... dove vedi il coraggio di queste donne? Dove vai a capire che riescono ad affrontare e a superare? Sì, la vedo perché sono purtroppo come donne, tante volte le donne subiscono, vabbè, lo sappiamo tutti ormai, subiscono tante cose, no? Soprattutto da uomini. In questo caso appunto è il fatto che una donna che fa cose normali, non è che faccia chissà che cosa, va al lavoro tutti i giorni, prende il treno, prende i mezzi pubblici, ha una vita normale con dei figli, e purtroppo viene targettata così senza motivo, o per un motivo che poi vabbè non sappiamo, solo perché è donna. Quindi la vulnerabilità, pur essendo una donna forte, è resa vulnerabile perché appunto qualcuno si approfitta della sua maniera di essere normale, cioè una donna di tutti i giorni. E penso che la sua forza è nel non arrendersi, ma anzi vuole andare a fondo per scoprire cosa le sta succedendo. Quindi in questo caso quando chiede aiuto alla detective, e quindi vuole cercare di liberarsi da questo da questa grossa, come si può dire, ombra gettata su di lei, che la rende debole, vulnerabile, perché non sapere chi ti sta intorno, cosa ti può succedere, eccetera, è una cosa che ti può creare problemi. Inquietante sicuramente. Sì. E sì, poi la detective, quello che dicevi prima, in contrapposizione appunto alla domanda che ti ha fatto Francesco del coraggio di queste due donne, un aspetto purtroppo negativo, tra virgolette, che però spesso accade, è quello magari di l'atteggiamento, ecco, che hanno i familiari nei confronti della ragazza, quello del dire ma no, ma vedrai, di sottovalutare in qualche modo. Poi di sottovalutare, è semplice parlare da fuori, però il discorso di sottovalutare, di dire ma no, vedrai che è un errore del quotidiano, del giornale, ma no, vedrai che non è, e poi magari invece dietro a queste situazioni che apparentemente potrebbero sembrare degli errori, delle cose, degli scherzi, poi invece si nasconde qualcosa di molto più serio. Esatto. Anto, invece una domanda che faccio a te, legata alla lettura di questo psicotriller, veramente una roba, è quando sei riuscita a tirare il fiato, cioè nel senso quando ti sei rasserenata a livello alla lettura, perché io so che questi libri di solito il colpevole te lo danno alla penultima pagina, cioè sì, infatti pagina. fino alla fine perché e poi comincia molto lentamente perché appunto è suddiviso in capitoli di persone diverse che raccontano, quindi bisogna anche riuscire, infatti io all'inizio non capivo come mai cambiava persona, poi ho realizzato che erano personaggi diversi e parlavano dal loro punto di vista, quindi
diciamo l'inizio, ma come tutti pensiamo, tutti i romanzi tante volte che hanno dietro una grossa trama, iniziano molto lentamente, quindi bisogna riuscire a mettere tutto il passo insieme e comunque fino alla fine ti fa tenere il fiato. Per quello mi è piaciuto anche, perché non è una cosa che ti dice subito, capito? Cioè non è un libro che ti dice subito quello che succede, ma devi leggerlo fino alla fine. E ti fa stare un po' col, diciamo, col fiato in sospeso. Fiato sul collo. Sì. Tu parli di Londra, io dico girato, scritto nei luoghi. Tu conosci questi luoghi? Sei riuscita a... Sì, è più... Sì, actually, Londra centrale e sud di Londra, che è la zona un po' dove abito io, quindi come luoghi sì, li conosco. Quindi tante volte quando mescoli la fiction con la realtà, ti fa un attimino anche, sai, di ah cavolo. È come se leggi un libro girato a Sesto San Giovanni e conosci tutte le parti. Un conto se è un libro d'amore, ma un conto se è un thriller, magari una sera al tramonto, così. Però faccio che cambio strada. Però tante volte è anche bello perché ti fa visualizzare di più alcuni posti, cioè magari la stazione di Brixton o Waterloo, cioè... Capito, tu sei stato, conosci il luogo, ti immagini quindi sta persona lì in questo luogo, cioè secondo me ti fa visualizzare ancora di più il libro, ti fa entrare ancora di più magari tante volte nel romanzo, nella trama. Io ho l'ultima domanda, Anto, mi sto appassionando. Secondo te diventerà un film questo libro? Ma io ce lo vedo come un film, perché è molto molto attuale. Pensando... È una sceneggiatura. Eh? È una sceneggiatura da... Adesso sì. Non dico la serie TV, ma una miniserie. Anche una serie Netflix. Anche una serie Netflix, perché ce ne sono tante simili al momento fuori, senza far pubblicità a nessuna. Perché? Perché questo psicocrime sta diventando... Crime, questo psicotriller... Sì. Sta diventando, come dire, materiale per nuove produzioni. Tu come la vedi rispetto a questa storia? Io secondo me un pensierino ce lo farei se fossi un regista o un play script writer che magari pensa appunto di fare... Perché è molto attuale, infatti è ai giorni nostri, perché sono cose, situazioni che... succedono, purtroppo succedono molto spesso. Lo stalker, gli stalker esistono purtroppo e ci sono voluti anni per renderlo un crimine, diciamo, perché all'inizio non veniva molto sottovalutato, soprattutto perché era fatto alle donne molto spesso. Quindi solo ultimamente sono riusciti a, non so in Italia, ma qui a Londra, ci sono regole, appunto, viene appunto, sai, preso sul serio tante volte, quindi fin dall'inizio. Quindi secondo me è una cosa purtroppo che è molto attuale dei giorni nostri. E poi anche, vabbè, è molto attuale perché anche tante cose, io leggendo, perché vivo a Londra, tante cose che vengono menzionate, anche posti dove si va a mangiare o cose del genere, sono cose dei giorni nostri, quindi secondo me è un libro che ci può diventare. Sì, perché miniserie con il detective donna che risolve i casi ce ne sono. Adesso è da capire le storie, perché adesso ci sono bravissimi avvocati, bravi poliziotti. Insomma. Sì. No, però c'è da dire, questa curiosità, Antonella, l'ho letta quando preparavamo con Elios questo momento. Lei è stata una poliziotta, ha lavorato, la Macintosh. Macintosh. Sì, ha lavorato in polizia 10 anni, 12 anni, se non erro. Sì. Per cui magari la detective può essere anche un suo auto... Può essere anche lei che si racconta, perciò le cose meravigliose di questi libri è che ognuno poi veramente vede delle cose che forse gli autori manco le pensano, e invece noi andiamo a farci un sacco di... Allora, è un libro
Magari assolutamente... può essere anche una storia in qualche modo vera, che aveva vissuto in prima persona da detective. Però vabbè, potremmo stare qua a pensarle tutte. E magari poi, sentendo l'autrice in un'intervista, ti dice: ah sì, l'avete pensato? No, per me non era così, però ci sta. Antonella, per favore, puoi portarci la Macintosh che glielo chiediamo? Sì, l'ho contatto io. Ti devi tradurre tu, perché con Elios, nel senso che sì, capiamo la lingua, ma non la parliamo. Sì, già prima hai detto una roba che ho fatto un po' fatica. In inglese, una parola lunghissima. Che cos'era? Non l'ho capita. Allora vuol dire che non sono stato... Vabbè, pazienza, andremo a rivedere questa puntata che è quasi alla fine, però dai, 2 minuti con Antonella della vita pratica londinese, che è quella che adesso ci dovrà portare a viverlo questo weekend insieme ad Elios ed Antonella nella città di Antonella. Dai, Anto, 2 robe sul Londra. Nel weekend, Antonella, raccontaci un po'. Il carnevale a Londra? C'è il carnevale? Il carnevale... a Londra c'è alla fine di agosto, che è il carnevale di Notting Hill, che però è un carnevale che è stato portato all'inizio degli anni 50 dai emigrati dei Caraibi. Quindi, come sapete, la Giamaica, alcune isole Caraibi che facevano parte dell'Inghilterra, dell'impero britannico, erano delle colonie inglesi. Alla fine della guerra, della seconda guerra mondiale, il dopoguerra, l'Inghilterra aveva bisogno di essere ricostruita come tanti paesi in Europa dopo la guerra. Per cui cosa hanno fatto? Siccome mancavano le persone, mancava la manodopera, hanno invitato tanti abitanti appunto delle loro colonie a venire ad abitare a Londra, in Inghilterra, e a lavorare. E così ci sono state le grosse immigrazioni della fine anni 40, inizio anni 50, delle colonie britanniche nei Caraibi. E cos'è successo? Che quando sono venuti qui, soprattutto dalla Giamaica, infatti non so se sapete, mio marito era di origine giamaicana, i suoi genitori facevano parte di queste persone che sono venuti appunto a vivere in Inghilterra negli anni 50. Sono arrivati in questo paese che pensavano fosse... l'America, cioè tutto facile, bellissimo. Sono rimasti scioccati prima dal clima, perché io immagino arrivare dalla Giamaica o dai Caraibi, o dalle Barbados o da, sai, le isole che ci sono, e ti trovi in un clima che poi, diciamo, 50 anni fa faceva molto più freddo, però avevano le loro usanze che hanno voluto portare. E una delle loro usanze erano appunto i balli caraibici, quindi il calypso, soca, e a loro piaceva tantissimo ballare, suonare, cantare. E allora cosa è successo? Per sentirsi a casa alla fine di agosto hanno creato questo festival di musica appunto in una zona di Londra, che poi si è stabilita, all'inizio era un po' più lontano da Notting Hill, poi alla fine si è stabilita a Notting Hill, e quindi da più di 50 anni alla fine di agosto, l'ultimo weekend di agosto, c'è questo carnevale da cui vengono da tutto il mondo, diciamo, e è proprio un'area piccola, non so, Notting Hill, se avete visto il film di Notting Hill, sì, proprio un'area, diciamo, non è grandissima di Londra, e qui si scaricano 2-3 milioni di persone in questo carnevale, durante quei due giorni, domenica e lunedì. E c'è di tutto, c'è musica, c'è cibo, vario cibo dei vari paesi, e poi ci sono questi carri con queste ballerine, ballerini vestiti con questi abiti caraibici che danzano, e insomma. Che bello. Andate a vederlo. Sono le chicche londinesi che vogliamo sentire, così ci organizzeremo anche il secondo weekend sotto carnevale di Notting Hill. Ci è voluto più di 2 minuti, ma dovevo fare un po' la storia di com'è nato. Perfetto. Ascoltare cose che non si conoscono sempre. Anche perché stasera abbiamo solo sforato di 4 minuti, perciò no, ci stiamo. Stasera siamo stati veramente bravi. Antonella,
Per noi è un privilegio e lo dico veramente a cuore aperto averti e sentirti raccontare della letteratura che ti rende biblioboom anche a te. E noi siamo sempre contenti e felici quando arriva Antonella Biblioboom, vero Elios? Assolutamente, assolutamente sì, Anto, è sempre un piacere ed è bello anche stare a ascoltare oltre ai libri, che per carità è giusto, è indispensabile promuoverli, ma anche le storie legate a Londra, all'Inghilterra, ogni volta ci racconti qualcosa di nuovo che... E dire ai telespettatori, non era programmato questo del carnevale di Nottingham. No, vabbè, però sapete che la curiosità nostra... è maschia, diciamo, sono cambiate le cose, siamo curiosissimi di quelli che sono i costumi, gli usi che Antonella vive nella sua meravigliosa nuova città, perciò ci teniamo a che venga raccontata. Anto, grazie di cuore. Grazie a voi per avermi ospitato di nuovo e un saluto a tutti i telespettatori. Ok, è un arrivederci, alla prossima sicuramente, Antonella. Sicuramente. Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.